si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia sembrava quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. That's all. Grande! Buonanotte a Stefano Rosso. Buonanotte. Stefano, che regalo che ci hai fatto questa sera, veramente un regalo graditissimo. Non ti ho neanche annunciato, ti sei annunciato da solo, perché una canzone come questa, delle parole come queste messe insieme, valgono più di ogni presentazione. O se me ci fai credere. Quando ti ho annunciato prima, ho annunciato la presenza di un personaggio che ha rifiutato sempre le etichette, ha rifiutato gli sviluppi importanti pur di rimanere se stesso sempre e portare avanti con coerenza la propria personalità. Questo è Stefano Rosso. Perché tanto tempo senza mai riproporti, come fanno tanti che magari hanno niente da dire, mentre tu ancora, secondo me, hai tante frecce da poter sparare? Ti sei risposto da solo. Uno che non c'è niente da dire, ma fa altro che continua, no? Non si è riproposto, ha proposto cose vecchie. Quindi fra l'altro ho fatto cose nuove, ti ho portato certamente quattro dischi, poi sono tutti e quattro curiosi, ce l'hai qui? Sì, sì, perché? Devo dare subito il regista, il nostro Paolo subito se li è bevuti. Beh, uno si chiama Benjamin perché in tutti i brani, sono cantati ovviamente, no? C'è solo un brano suonato, hanno insito il banjo nell'arrangiamento, eccetera, no? Poi mettiamo uno, non so. Certamente. Un altro si chiama Stefano Rosso Live at the Station, e l'ho fatto alla stazione di Anziana, nella sala attesa, c'era un bell'eco, no? E cosa ho fatto? Perché non ci faccio registro? Poi, se è il caso, un altro si chiama Stefano Rosso Live at Folk Studio, è unico in quanto Cesare Ronni registrava sempre, no? Ma non si fece mai un disco al Folk Studio. Ad esempio, Laura Sciulli fece un disco, caro Irio De Paola fece, però in sala, no? Nel Folk Studio, anche se era etichetta Folk Studio. E questo è un Lullaby of Birdland, dove io faccio tutti i brani di chitarra di Gershwin, di Ellington, eccetera. Robetta, insomma, ecco. E divertendomi a fare certe cose. Quindi tanti dicono, non hai fatto niente, no? Innanzitutto stabiliamo una cosa, che in televisione non passa più musica, passa solo Pavarotti e il Friend ogni anno, Sanremo e Festival Bar. Poi sì, fanno musica classica, tipo alle 4 di notte, no? E per il resto niente. Ah, scordavo, a Capodanno, il festival di Capodanno, che io vedo da 50 anni. Ma lì si tratta di Strauss, un grande amore, no? Dove ci sono già le prenotazioni per i 30 anni successivi. Difatti, difatti. Ma io infatti non ho prenotato. Sai perché? Dimmi, anzi dici. Perché non mi sono prenotato? Perché non c'ho i soldi. E poi io avevo metà, fra 30 anni chissà se... Ma si sente anche bene in televisione. Comunque tu dici di avere la tua età, ma la canzone che hai cantato poco fa sembra veramente la stessa, identica, che ci hai proposto. Si discuteva, cioè, prova di eccetera eccetera, no? E ovviamente poi non è cambiato nulla, perché alla fine si discute sempre delle stesse cose. Ma sono come i Spinelli, stanno sempre... Sono come i Beatles, no? Esatto. Dall'avvento dei Beatles a oggi non è cambiato molto, ma neanche nella fonetica, nel senso, in tutto, nei testi. I Beatles erano molto rock, erano dei pezzi di Lennon eccezionali, no? Che risalgono a 30 anni fa. Guarda,
Stefano, ti interrompo un attimo perché qui abbiamo Nino, nostro collaboratore, che poi è stato l'artefice anche di questa, di questo connubio con Stefano Rosso questa sera, che ti guarda ammirato. Ecco Nino, ti trovi vicino un artista così, così artista, ecco, cosa ti viene da chiedergli? Grande ammirazione, perché insomma parliamo di una canzone del, insomma, quella che abbiamo ascoltato adesso è una canzone del 1974, se non sbaglio. Sbagli. Sbaglio? Sì. Perfetto. Vabbè. Ma io sono sbaglio, sì, no, sbagli. Perfetto. È del 76. Vabbè, comunque hanno più. Vabbè, comunque anni 70, insomma, in cui affrontare certi argomenti non era certo facile, insomma, erano anni abbastanza particolari. Queste poi sono state. Cioè, all'epoca però fu un grande successo. E fu un grande successo, insomma. Fu la canzone del grande successo. Come venne recepita? Devi pensare una cosa, che io andai all'RCA, avevo già fatto Letto 26. E poi tornai con dei pezzi, no? 4-5 pezzi, e questo era il pezzo di riserva. Il famoso lato B, in pratica. No, era un pezzo di riserva, per quanto io proponevo, già avevo fatto il lato A e il lato B con l'attenzione, no? Questo era un pezzo di scarto, diciamo, no? Ho fatto, neanche ricordo che pezzi erano. Quando ascoltavo questo, che bello, eh? E avevo ragione, io sono un buon musicista, ma sono un pessimo commerciante. Su questo non c'è più, insomma. Che poi Stefano, questa canzone in particolare, Una storia disonesta, all'inizio quando si ascoltava sembrava la solita canzoncina gradevole, ma dal contenuto un pochino frivolo. Quando poi si è cominciata a percepire bene, ha trattato temi importanti che poi, come abbiamo ribadito poco fa, ancora se ne parla, perché i problemi sono sempre gli stessi, i problemi dello Stato, lo spinello che va di moda anche oggi. Ma sai il titolo originale qual era? Il mio, che poi le regole la cambiarono, era L'arte di far politica. L'arte di far politica. Ah. Poi è stato cambiato in Una storia disonesta, poi proprio lo spinello non si poteva chiamare, perché era talmente sfacciato, no? E così fu chiamata. Nel frattempo è arrivato un messaggio da Alessio che scrive: grande Stefano, come me, fuori tempo, ma fiero. Che vuol dire? Io sono fuori tempo per l'anagrafe, ma il mio problema attuale è quello di essere quello che sono sempre stato, nel senso, l'anima è importante, tanti dicono che l'anima non esista, no? Invece esiste, e quindi sì, ho qualche baffo bianco, ma questo conta poco, poi quando non hai più certe presunzioni di voler essere un gigolo, chissà che, no? È soltanto uno che fa musica, non sono problemi, sei sempre nel tempo. Guarda, io sono rimasto colpito da te quando per le prime volte ti conobbi, ci incontrammo ai Festival della Canzone Romana. Uh-huh. E ultimo è stato quello, secondo me, più importante, ma non tanto per la qualità, perché la qualità c'è sempre stata da parte tua, ma per ovviamente il riscontro di persone, di pubblico. Eravamo alla piazza di Ostia, gremitissima fino all'inverosimile, dove si sono peraltro esibiti degli artisti che ancora oggi vanno per... Al Pontile o al Teatro di Legno? No, quello al Pontile. Al Pontile? Al Pontile. C'era la Rai, c'erano tante cose. Due o tre anni fa. Esatto. Sì. Si sono esibiti, ripeto, artisti importanti, quando però sei salito tu sul palco, ti sei presentato con la tua chitarra, senza camerino, senza niente di speciale. Sei salito e lì le persone erano come ammaestrate, stavano lì, cantavano queste canzoni con un'ammirazione importante da parte loro verso di te. Senti ancora che la gente nutre quell'affetto da parte tua, ma non un affetto di, tra virgolette, di non quel pietismo, perché è un artista che non appare da tanto, perché tu ami essere e non apparire. Senti che nutrono un affetto sincero? Ma sono convinto, anche perché un applauso sincero si recepisce, si capisce, ma il fatto che la gente reagisca così, io ho un piccolo vantaggio, anzi un grande vantaggio, che io sono nato a Trastevere, ho sempre suonato con gli amici, sulle scalette, poi ho fatto l'osteria, ho fatto il night, quindi non c'è una situazione che inficia sul rendimento, eccetera, no? In mezzo alla gente io sto bene, ci sono cresciuto. Non sono mai stato un ragazzo che dice faccio una canzone e vado a Sanremo, assolutamente. Cioè, diciamo che io ho fatto la gavetta come storia musicale, il resto è in più.
capito? Quindi la gente, la Riazza, è mia, mi appartiene.